Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, Cento Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Let's begin. Ascoltatori, arriva qui un talento del cabaret, diciamo un aspirante doppiatore ma anche monologhista, vero? Esatto, esatto. Allora, Marco Briglione ci fa la seconda parte di un pezzo tratto da Io per voi, un libro aperto, con cui chiudiamo questo martedì notte in diretta su By Night Roma. Sei pronto? Esatto, eccomi qua, sì. Ti diamo il via, ti presentiamo, cioè ti presentiamo praticamente come talento della notte romana, quindi ovviamente lo facciamo perché lo sei in effetti e ti vogliamo sempre di più. Grazie. 19 mille. Anni Marco, è veramente un esperto. Beh, guarda, è veramente bravo, per 19 anni ha anche una voce molto impostata, ho sentito prima, bravissimo. Era quello di martedì scorso del ciao. Ah, era lui? Esatto. Sì. Sei Matteo? Com'era? Sì. Prima era ciao. Ciao. Sei Matteo? Sei Matteo? Sentiamo prima quello questo. Che... Adesso Enrico Brignano lo reinterpreti tu, vai. Ok. Radio Radio by Night Roma. Radio by Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana. Eravamo rimasti ad un punto cruciale, ossia la separazione della coppia. Se poi essa sia definitiva o meno lo vedremo solamente poi. Comunque anche nella, diciamo, nella fase successiva alla separazione, l'uomo e la donna mostrano delle grandi differenze. E vediamo appunto l'uomo come si confronta con i suoi amici e la donna come si confronta con le sue amiche. Il giorno successivo a questa notte fatidica di separazione, l'uomo si rega verso il luogo dove sono i suoi amici, dove possono trovarsi gli amici, al bar, al massimo in bisca, al bar. L'uomo va al bar, entra e comincia a salutare. Ciao Pi, ciao Se, ciao Go, ciao Ni, ciao Se, ciao Fra, ciao Li, ciao Se, ciao Go. Mi sembra che sta a Pechino. Ciao Ni, ciao Se, ciao Fra, ciao Li, ciao Se. Oh, ma che ha fatto con quel muso tanto? Oh, ma che? No, niente, tutto a posto. Ma che? Oh, ma c'ha quel grugno, ti tocca per terra, ma che fa? No, niente, non ho fatto... La mia ragazza mi ha lasciato, mi ha detto andare in palestra, fatti lui gli addominali. E quella la serpenzino, sei un mostro. E quel domenica 5 e quarto di pomeriggio la se perde donna, e donne la se le perde, che donna che quando c'è poi che fai ah, e poi ah. E lo vedi che torna al discorso mio? No, non ho capito. E vedrai, un giorno capirai tutto. Quelle donne servono due cose, bastone, e carota, che il bastone che quando c'è, che la carota, a carota te danno con gli odori e Alessi con un po' d'olio e te fa bene alla vista. E il bastone che ci vai a prendere i funghi, te puoi arrampicare meglio sulle montagne e ci puoi prendere le cavi dentro il tombino. Hai capito? No, un giorno capirai. Ecco, questo è l'uomo nudo e crudo. E invece no, per la donna è diverso. La donna ha amicizie ben più radicate, ben più profonde, fin dai tempi della giovinezza, fin dai tempi dell'adolescenza. Ad esempio, una situazione di questo tipo, vediamo la donna molto giovane con le sue amiche dire: oh, ma l'hai visto che è venuto l'altra volta? Chi è venuto? Zagor! E chi è Zagor? Zagor da Zagarolo! Mamma mia, è venuto col motorino in piazzetta, con la cresta assurda, c'aveva una collana d'oro fico da paura. M'ha cioccato perché m'ha guardato, ha fatto rotta e se n'è andato, ma un fico da paura proprio. E questa la donna quando era giovane. E adesso? Dopo la separazione, un momento così drammatico, che cosa vediamo? La donna parla con le sue amiche, piangendo. Oddio, una cosa impossibile, c'è una cosa, ti giuro. No, lei, no, e tu glielo devi dire. Lo so, ma una cosa, ti giuro, c'è una cosa veramente... no, lei, no, lei, no, lei, levate, no. Lo so, ma cosa... no, senti, cioè, tu adesso gli devi parlare, gli devi fare... innanzitutto, tu mi devi rispettare per ciò che tale che io sono, punto. E secondo voi, calmino calmino, ah, ma che stiamo scherzando? Ciao! Lo so, ma cosa posso fare adesso? Adesso tu fai una bella cosa. Fai una cosa che non fai da tanto tempo. Per esempio, una doccia.
te fai una bella doccia, te depili, perché se vedono, eh no, le, non è che se vedono, te spuntano fuori dai jeans. E lo so, mi volevo far crescere così poi mi toglievo la ceretta. Ale, ho capito che ti voglio togliere la ceretta, però ti escono fuori e te si inciarfugliano come la presa del telefono. Quindi, te fai una bella doccia, te depili, quando tu sei a urtaglia erba decidi tu, e poi parti, partite, andate in un posto sperduto nel fantastico mondo orientale, una cosa tua che ti appartiene, partite in questo deserto fantastico, magico, lo prendi e gli dici, au, calmino, calmino. Grande Marco Briglione, proprio in chiusura, c'è l'applauso alla lontana. Grazie perché a tutti. Il Kirby's Garden è in chiusura, grazie Marco, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Ciao, a voi. Ciao, grande. Radio, Radio, by Night Roma. 104.5.